Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono FuroBitendo e oggi siamo tornati su Crash 4 per fare il nostro ultimo episodio, batteremo il boss finale. Prima di iniziare però amici miei come sempre, sigla! Allora in questo episodio, siamo tornati su Crash 4, in questo episodio faremo passato smascherato. Batteremo Cortex, quindi andiamo. Avete una vaga idea di quanto fossi ostinato un tempo? Sì. Sì. Devo impedire a lui di creare te, ma non posso ucciderlo o ucciderei anche me. Ergo suppongo proprio che dovrò uccidere te. Noi? Eccoci qua, boss finale, Cortex, dunque. Dobbiamo saltare su questi... Un salto sullo Sparamatic? Esatto, bisogna distruggere con una panciata questi Sparamatic. Accidenti. Vai. Dunque, dove sei? Aiuto! Bisogna colpire l'assistente col bazooka, quindi vai. Accidenti. Basta dire accidenti, Cortex. E ora comincerà a usare le maschere. Bisognerà comincerà a usare il potere delle maschere quantiche. E ovviamente inizierà con il più odioso di tutti, ossia l'Aniloli. Sparamatic, sparate! Cosa deve fare uno Sparamatic se non sparare? Vai! Assistente, aiuto! Oddio! Conviene più usare la scivolata che altro. Tempo, tempo! Perché tempo, tempo? Non ho mai capito. Ok, attenzione qua. Anniki Laser. Non ho capito il nome da cosa proviene, però ok. E ora, in alto. Quelli rossi in basso, quelli azzurri in alto. Sento puzza di pulci bruciate. Tu hai le pulci, io col cribbio. E ora, sotto sopra. Con Ika Ika, ovviamente. Allora, da dove che inizi? Il tuo mondo è tutto sotto sopra. Travi sconcerto, confusione. Scommetto che il tuo cervellino sta friggendo. No, ho avuto di peggio, Cortex. Te lo concedo. Ho avuto di peggio. Perché il pattern poi è sempre quello. Accidenti. Accidenti. Assistente, vai. Perfetto. Non riesci a tenere il passo? E ora Capuna One. Pensa in fretta. Let's go. Oh mamma mia. Lentamente Zawarudo. Inchinatevi a me. Mi spiace Cortex, ma devo farlo, scusami. Potevi rimanere alleato nostro invece. E invece mi hai fatto un favore perché mi piace mi piace sconfiggerti. Vai, dove sei? Eccolo. Vai! Perfetto. Scortese. E ora al finale. Basta. Con Akano. Le vostre bravate. Perché bravate? Va bene. Dovrebbe spawnare tipo qua adesso. Infatti. Accidenti. No! No, ok. Non ci provare nemmeno, Cortex. Vai. No, perché non si è distrutto? Oh, distruggiti. Accidenti. Vai. Assistente, vai. Dove sei? Dove sei? Uno. Due. Tre. Fine. No, non così. No. Devo aver preso un colpo al lobo temporale. Ma un nemico a terra significa solo una cosa. Ci siamo battuti e io ho vinto!
Il primo ordine che darò al mio nuovo generale sarà di sbarazzarsi di te! Ora siamo più vicini che mai! Presto, nel vortice! Ma, dottor Cortex, il vortice non è pronto! Ma abbiamo cosa posso fare? Un altro fallimento! Questo spiega tutto! Tu, resta! Che cosa mi vorresti fare? Sembra proprio che qualcuno stia per essere messo in castigo! Dove non potrà causare altri guai! Prodichi la fine dell'universo! Il Dingo's Diner ha finalmente riaperto i battenti! Venite a scoprire piatti deliziosi ispirati ai miei viaggi interdimensionali! Godetevi la brezza nelle nostre esclusive sale con tre pareti! Dingo's Diner, classificato dal Ministero dei come delizioso! D è una valutazione negativa e lo sta per delizioso! Pace finalmente! Oh, ci siamo fatti! Prendili! Sì! Sì, sì, sì! Ehi, Crash, state! 5, 4, 3, 2, 1... Questo gioco era un'opera di fantasia. Ogni riferimento a marsupiali, maschere parlanti, ibridi tra dingo e alligatori o scienziati malvagi con teste buffe è puramente casuale. Non avresti dovuto giocare a questo gioco se soffri di allergia ai Wumpa, eritema di Crash, fobia delle dimensioni alternative, fobia delle piattaforme, fobia dei sequel, fobia dei risucchi e dei rumori strani, fobia della superscienza, fobia del collezionismo, fobia della nostalgia per gli anni 90, incapacità di comprendere i paradossi temporali, incapacità di perdonare chi ti ha fatto un torto, incapacità di scegliere un ristorante, incapacità di ricordare dove hai parcheggiato, stomaco delicato. Per maggiori informazioni su dieta, habitat, accoppiamento, regali per il compleanno e misura di scarpe dei Bandicoot, visita la biblioteca o chiedi a tua nonna. Magari non è un'esperta di Bandicoot, ma sa tante cose, le farà piacere sentirti. Gli autori del gioco sconsigliano di mangiare al Dingo Dials Diner. Si sono verificati casi di varchi intestinali, tosse Wumpa asinina, buboni parassitari, teletrasporto casuale in linee temporali più fosche e miagolii come quelli di un micetto ad una riunione di lavoro. Ogni esibizione, distribuzione o duplicazione non autorizzata di questo gioco ci ferirà profondamente. E tu non vuoi ferire i nostri sentimenti, giusto? Abbiamo sempre parlato bene di te, ti abbiamo anche fatto i complimenti per il tuo taglio di capelli. Gli ospiti di Crash soggiornano al resort Insane Beach Suite. È un tronco coperto di muschio, ma ci si dorme benissimo. Un tronco non basta? Mi scusi, maestà, magari vuole una colazione continentale invece di una manciata di formiche raccolte sotto l'albero? Certa gente è incontentabile. Mi date un attimo? Ok, pronto a ricominciare. Gli eventi di questo gioco sono al 100% canonici. Se non ti sono piaciuti, era tutto un sogno. Vi farò vedere il mio vecchio file, quello che ho 100x6 percentizzato. Vabbè, le skin, vabbè, non è che ve le faccio vedere, quindi, cioè nel senso, se volete faccio così, ma tanto le conoscerete già tutte, quindi. Perché sta skin è vergognosa, non lo so nemmeno io. Vabbè, in ogni caso, sì, galleria, dunque. Personaggi, galleria dei personaggi, c'è Crash, ci sono tutti quanti i vecchi disegni di AI artwork dei personaggi. Poi, ambienti,
Aspettate, fatemi riazzerare, sennò. Isola Insanity, panorama nella giungla. Isola Insanity, pedana di Crash e Coco. Con tanto di gonfiabile di Spyro poi, quindi. Isola Insanity, albero caduto. Sì. Isola Insanity, rovine nella giungla. Isola Insanity, tempesta. Isola Insanity all'interno del picco Insanity. Lande perigliose e periferia. Lande perigliose, pareti rocciose. Ferrovia di Clank City. Smaltimento veicoli. Discarica. Compattatore di rifiuti. Poi porto salato, relitto. I moli, caverne, nido del corvo, dove abbiamo trovato Tana. Infatti c'è Tana là sopra, se si riesce a vedere. Cantiere navale fantasma, battaglia con i pirati. Cascata della tranquillità, sentiero verso il paradiso, fiume, cancello della città, ponte sotto i ciliegi in fiori, bello. Topsy Tarvi City, non ho capito però, ok. Area teste di embrio. Pantano delle zanzare, tetto con vista. Oh mio Dio, Spyro promesso così è un po' brutto. La parata. Dingo's Diner e distilleria di Papa Patfield. Quella a destra è quella di Dingo. Quella a sinistra è quella di Papa Patfield, come dice. La vita nella palude. Lungo palude. Capanna del Bayou. L'undicesima dimensione, barca esplosa. Quello là dove ho fatto riferimento al Titanic l'altro giorno. Villaggio dei pescatori. Rotaia ghiacciata. Nelle montagne. Laboratorio Nitro. Dirigibile di Cortex. La dimensione Agipus, foresta preistorica, Venere acchiappa mosche, resti giurassici, vista sul vulcano, bello, schiusa delle uova, inseguimento del T-Rex, ecco, controllo stellare, orbita di Bermugula, corridoio laser, tunnel alieno, tartarughe volanti, ah, si chiamano semplicemente tartarughe volanti, ok, generatore di varchi, però, bello scenario devo dire, scudi di sicurezza, la dimensione Snacks, Neon City, Ingorgo, tunnel dell'autostrada, Dingo's Diner del futuro, controllo di sicurezza, il tradimento, poi Isola Cortex, fogne, l'ultimo, raffineria, sala turbine, ingresso di Castello Cortex, esterno del castello e lo scontro finale. Poi nemici, granchio bisbetico, cinghiale bullo, coccodrillo caccia marsupiali, proprio appena passa Crash subito appare. Spirito della giungla lanciatore, il guardiano, quello di Lani Loli. Che ripeto, sembra la scimmia quella là di Swap Force. Borbottio rotolante, bombarolo berserk, ok. Sfascia carrozze, sega dentuta, engine, Rocobot Show. Ma non aveva più senso nell'altra, nella galleria quella là degli scenari, boh, vabbè. Cavalluccio corsaro, filibustiere tentacolare, ricordavo, mozzo di squalo. Anguilla pirata, sembra più una murena, però ok. Barile bucaniere, Luis. Questo è il vero aspetto di Luis. Che brutto, nonostante sia viola. Lanterna antica, ninfea scatto, quella che ci mangia. Guardiano di pietra, suonatore di gong, drago di pietra, embrio, spettri ballerini, fantasma molla, distillatore Wumpa cuore. È un liquore fatto con i frutti Wumpa, infatti si vede XXX. Magazziniere Wumpa cuore. Bandito Wumpa, vabbè, Ripper Roo, pescatore congelato, lanciere con pesce spada, pesce cane sinistro, scherzetto elettrico, ecco come si chiamano questi cosi elettrici che odio, assistente sul ghiaccio, pugno Bot Mark 2, edera malvagia, anchilosauro, ecco come si chiama, acchiappamosca giurassica, tricerafaggio, strano da pronunciare, vespa assassina, T-Rex, inceneritore gasmoxiano, meccanico gasmoxiano, mamma Schnargol, luma scoria, non ho capito cosa sia però ok, entropy taunaverso, dottoressa entropy, ma vabbè, drone nitro, spazzadron 4000, chioscobot delle salsicce paffute di Willy, chi caspio è Willy, ok, sogni di crema, furgoncina delle salsicce paffute di Willy, kebab e falafel da casi, elettroblatta, ratto nucleare, ecco. Vede, se stai guardando questo video, vedi che avevo ragione che si chiamava ratto nucleare? Cavaliere errante. Perché errante, vabbè. Trituratore di Cortex. Granatiere allampato. Allampanato. E centro comandi di Cortex. Va bene, amici miei, questa avventura di Crash ormai è giunta al termine. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete un mi piace, lasciate tanti bei commenti. Se immagini Instagram e Twitch, è solo Instagram, che trovate sotto nella descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete il video sui social. E noi furbiotti ci rivedremo presto!
Yeah. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh.